cari italiani, Montebaldo, vicino al lago di Garda, uno spettacolo, bosco, possibilità di passeggiare senza vedere anima viva per ore, tanto verde, una natura incontaminata, poca urbanizzazione, poca antropizzazione, questa è l'Italia che vale. Quando ci dicono che il nostro paese è in debito, ecco, questa natura non è in debito, la natura non è in debito, e bisogna imparare a sapersele cercare le cose belle, a staccarci dal panino che ti dà Rai 1, a staccarci da tutte queste cose. Noi come italiani, io lo posso dire, stando all'estero, parliamo troppo, quindi facciamo annunci, promettiamo, ci riempiamo la bocca di cose e siamo proprio come Matteo Renzi, siamo più o meno un jukebox degli annunci, ci mettiamo la monetina e ci piace sentirci dire che tutta una serie di cose inesistenti o che non hanno, o che sono proprio anche pensate per distogliere la mente e il pensare comune da quella cosa che alla fine è più importante, che è la natura. Cioè, l'Italia può anche sprofondare, ma questo che vediamo, questo che vedete, non sprofonda e ci riempie l'anima, ci dà tanto, ci carica, no? Io quando vengo sul Baldo, insomma, sento come se le mie batterie si ricaricassero. E ecco il consiglio che io cerco sempre di condividere: le cose belle, non tanto per come si dice, per mostrare dove sono, faccio la secchiata d'acqua per beneficenza, piuttosto che faccio il selfie. Queste sono tutte mode virtuali, è un mondo virtuale, che è un mondo di fuffa inesistente, un mondo fittizio di gente disadattata anche. No, io cerco di mostrare quello che vale in termini assoluti e quello che bisogna proteggere, costi quel che costi. Io vengo dalla laguna di Venezia, che è stata obliterata da una cerchia di persone che sarebbero da buttare in carcere e buttare via anche la chiave. Ecco, quest'Italia rovinata da un certo tipo di politico, lasciateli morire, non diamoli spazio, non diamoli terreno sul quale crescere, ignorateli e sposate la causa della natura. Sposate la causa della natura. Pochi giorni fa è stato ucciso una mamma orsa che aveva due cuccioli. È stata uccisa perché abbiamo questa paura dell'orso, come se l'orso col radio collare, no? Quindi l'orso era seguito notte e giorno, braccato, gli togliamo anche l'anima, aveva due piccoli cuccioli, no? Col radio collare l'abbiamo trattato come una terrorista che doveva farsi esplodere in centro a Trento. Ecco, dobbiamo. L'orso è stato narcotizzato ed è morto. Si chiamava Danica. Quella è l'Italia che non funziona. Quella delle giunte della Lega, della Lega Nord, giunte di ignoranza. Anzi, io stesso sono il primo. Io non rispetterò mai le delibere della Lega Nord, perché sono frutto dell'ignoranza, quella proprio più ancestrale, quella celtica. Gente che andava sul lungo il Po a prendere con l'ampolla dell'acqua, ma dovrebbero togliere il voto, se c'è qualche leghista, che dovrebbero togliere il voto a quel tipo di gente che non solo rappresenta l'Italia peggiore, ma fa anche sprofondare il nostro paese. Due giorni fa, Tosi, sindaco di Verona, in un provvedimento chiaramente frutto del suo delirio, come il delirio della Lega Nord, ha deliberato di abbattere la possibile abbattimento dell'unica coppia di lupi in Veneto. Ecco,
Non mi serve aggiungere altro. Cioè, in Veneto, cioè, nei Monti Lessini, c'è un'unica coppia di lupi. Hanno avuto 8 cuccioli e arriva il leghista che deve fare la delibera per l'abbattimento. Ci sono varie visioni sulla cosa. La mia visione è, io credo che al giorno d'oggi la maggioranza degli italiani debbano sedare questo tipo di persone che sono sprigionano la loro ignoranza più becera e purtroppo danneggiano il nostro paese. Quindi la mia è un richiamo alla lotta, alla rivoluzione, soprattutto spazziamo via questa ignoranza, non diamoli da mangiare, coltiviamo cose belle, camminiamo nella natura, proteggiamo la natura. E lottare per la natura è molto meglio che lottare per il Partito Democratico o per Forza Italia. La natura è l'unico vero partito che ci unisce in modo trasversale, perché proteggendo la natura proteggiamo il nostro futuro e quello delle prossime generazioni. Il partito della natura è il partito che maggiormente rispetta non esiste il partito della natura, ovviamente la mia è una costruzione, un artificio per dire sposate la causa della natura, del verde, difendetelo, lottate per lui, e io credo che sia il modo migliore per dare ai nostri figli, al futuro, un senso. Quindi ragazzi, Montebaldo, come tanti altri posti in Italia, viva l'Italia quella bella, e alla prossima.